Da Mestre a Marghera, da Favaro a Lido, sono arrivati da tutto il comune a manifestare in Campo Sant'Angelo perché la legge speciale per Venezia, promulgata esattamente 50 anni fa, sia rifinanziata e soprattutto i fondi siano spesi per risolvere i tanti problemi che ci sono in laguna e in terraferma. Ognuna di queste cose è scritta in una selva di cartelli, di variopinti, con grande fantasia, ma dicono tutti la stessa cosa. Le risorse in questa città ci sono e devono essere però impiegate secondo le priorità dei cittadini veneziani. Venezia solamente l'IVA raccoglie 1 miliardo l'anno. Se fosse possibile trattenere almeno parte di questa raccolta fiscale, noi non dovremmo stare lì sempre a chiedere l'elemosina a Roma. La legge speciale per Venezia fu promulgata nel 1973 per la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica della città. Se questi sono i risultati, dicono i diversi, evidentemente c'è bisogno di un suo aggiornamento. Tornare allo spirito originario di quella legge, che coniugava la urbs, i muri, le fondamenta, le rive, con la civitas, con i cittadini che oggi hanno affollato questo campo e che sono la parte più importante della rinascita della città. Sotto l'organizzazione del neonato coordinamento 16 aprile sono state decine le associazioni che da ogni angolo del comune hanno aderito alla manifestazione. Fra le tante cose mancate della legge speciale della salvaguardia socio-economica, che è la cosa più grave che è mancata in questi 50 anni, c'è quella delle attività e delle iniziative a favore della residenza e del lavoro a Venezia. E l'Arsenale è la dimostrazione di una straordinaria occasione mancata per la rivitalizzazione di Castello, dei mestieri e del lavoro compatibile sulla città che si poteva fare e che si deve fare in questa sede. È importantissimo ricordare come il Parco di San Giuliano sia stato realizzato con i soldi della legge speciale. Oggi si sta tornando indietro, l'amministrazione Brugnaro è fortemente determinata a portare un centro intermodale di trasporto e un hub di trasporto passeggeri e merci. Ma in campo non ci sono solo le associazioni, ci sono tanti cittadini e cittadine di tutte le età. Vittorio, ad esempio, è stato tra i giovani volontari che si sono rimboccati le maniche per aiutare durante l'acqua granda del 19. E devo ammettere che a vedere questa manifestazione mi si è riempito il cuore di gioia e di speranza, perché vedo una comunità veneziana unita e pronta ad affrontare questi problemi insieme.